La fecondazione nelle fabbriche del latte è tutta rigorosamente artificiale. I tori nella stalla sono un ricordo. Gli allevatori oggi sfogliano cataloghi patinati, pieni di foto ammiccanti. I tori sono in copertina, ma più che loro, ad essere messe in bella mostra, sono le figlie. Ritratte su assolati prati che non vedranno mai, con le loro super mammelle gonfie. Sperme ed embrioni più ricercati sono americani o canadesi. La disgrazia però è che pagata salata una dose di seme nasca un vitello maschio invece che una femmina. È una tragedia se nasce un maschio perché nel nostro allevamento non serve. Noi facciamo latte e non facciamo carne. Allora dobbiamo tenere in allevamento un mesetto, mantenerlo e poi venderlo. E alla fine non prendiamo neanche i soldi che abbiamo speso per ingravidare la madre. Quanto ci vuole per ingravidare? 50 euro. E lo vendete il vitellino maschio? A 50. Dopo un mese che è nato l'abbiamo mantenuto con latte in polvere a 2 etti al giorno o 3 anche e con il costo di 200 euro al quintale di questo latte in polvere. Quindi ci avete rimesso? E come anche? In più punture per diarree, per polmoniti varie. Alla fine quando nasce dovrebbe morire subito una fortuna.